uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Ascoltate! Rubetto numero imprecisato saponette. I questurini, i tughetti, gli avvocati, i politici, i giornalisti, feccia varia d'Italia, se ne lavano le mani. Ehi, si dà il caso che le saponette erano mie, sacri atti Italia. Cercasi avversori e disturbati veri, con la patente, no falsi, no millantatori. Sì, Riccardo. La mia patente, beh, sono tante pagine, tanti fogli. Vabbè, una paginetta, va bene. Ecco, carta intestata, naturalmente, stemma della Repubblica Italiana. Questura di Milano, commissariato PS Porta Genova. Wigos, telefono 02438 0071, fax 02626571 8, Milano 24/1/2006. Oggetto: procedimento penale numero 27938/04 RGNR mod 21 nei confronti di Pasquale Profitti? No, Russo Angelo, nato a Piazza Armerina Enna il 18/4/1948. C'è un errore. Io 12/4/1948. Residente a Milano in via Giampillino numero 48. Alla Procura della Repubblica presso la Procura. Alla Questura Ufficio di Gabinetto. Alla Questura Digos, Milano. Bolo, altro timbro. Ecco, passiamo all'oggetto. Con riferimento alle precedenti informative nei confronti del nominato in oggetto, inviate a codesta AG il 4/9/2005 e 10/6/2004, si comunica che dopo i fatti in argomento, il Russo Angelo dal 10/5/2004 ha iniziato ad inoltrare sul sito della Questura di Milano e comunque sui innumerevoli siti intestati alle autorità giudiziarie e politiche, ad organi di stampa e da personalità politiche ed istituzionali, centinaia e centinaia di email, composte alcune da decine di pagine, contenenti scritti farneticanti, privi di qualsiasi significato logico e gravemente offensivi ed oltraggiosi nei confronti di magistrati, altre autorità e personalità. Considerato che negli ultimi tempi l'invio dei predetti deliranti messaggi si è intensificato in maniera smisurata e che il Russo persiste nella sua condotta illegale, se ne riferisce a codesta autorità giudiziaria per ogni opportuna valutazione di carattere penale, con preghiera di autorizzare questo ufficio a segnalare il medesimo all'autorità sanitaria per quegli interventi sanitari consentiti dalle vigenti leggi. Procura della Repubblica presso Tribunale Ordinario di Milano, timbro, altro bollo, 2 febbraio 2005, un altro bollo, Questura di Milano, commissariato di Porta Genova, firma il dirigente, e cioè Emilio Lafayette, che sta per Napoletano Giorgio, insomma. Chiudiamo. Signore trapezista, senta. Beh, vediamo di andare un po' più svelti. Ecco, prima un po' di nettare. Sì. Senta. Milano, 18 gennaio 2005.
Il grigio signor Angelo Russo, via Zembellino 48, 2146, Milano. E lo studio legale dell'avvocato Giorgio Mazzocchi, Milano, via Ripamonti 66. Alice ha cambiato. Vediamo che dice. Come le ho accennato telefonicamente ieri, l'avvocato Filacchiona ha risposto al nostro fax del 17-1-2005 con una comunicazione che la collega qualifica come riservata. Riservata? Beh, che per questo motivo, dice, non le posso dare in copia. Le riferisco tuttavia il contenuto del fax, affinché si possa regolare di conseguenza. Però tutto riservato. La collega, dice Mazzucchi, mi informa di aver effettivamente dismesso il mandato e che dalla dismissione non è stata svolta alcuna attività, per solo che la CTU sia stata depositata in cancelleria il 13 US. Mi invita ad andarmi a leggere gli atti in cancelleria. Addebita a lei, e cioè il signor Russo, una serie di comportamenti che sono evidentemente stata la causa della dismissione del mandato da parte della collega. E gli dice a lui: da stanno questi cazzo di motivi? Bah. In evidentemente, no? Pensa, no? In particolare, dice, le viene addebitato di, sentiamo, essersi rifiutato di comparire all'udienza del 774, destinata alla comparizione delle parti. Ma non è vero. Tutte le udienze ci sono state, gli altri non c'erano. Poi dice ancora, aver insultato e minacciato e conseguentemente ricevere denunce. E guardi che è il contrario. Lo scrivono così. Se sostenere di essere inseguito da chi? Aver spinto l'avvocato Filacchione a fare ricerche approfondite, urgenti e coinvolgenti molte persone sul conto della Croce Verde, il cui esito avrebbe rivelato che si trattava di cose totalmente immaginarie e infondate. Cifrato, dice, signora Anna Fazio della Croce Verde di Milano. Ecco, c'è un altro nome, Anna Fazio della Croce Verde di Milano. Per aver spinto, dice, l'avvo Filacchione, e cioè Culacchione, ad iniziare la separazione giudiziale, salvo decidere di rinunciare subito dopo la raccomandata. Ma quale cazzo di separazione giudiziale? Ma c'è la causa contro i questurini, contro l'avvocato, contro la stessa Filacchione a Culacchione. E questo parla di separazione giudiziale. Buh! Affermare, dice, che le giungevano dal Corriere. Ma se il Corriere è ignoto? Buh! Buste senza segno per l'affitto. Ma che cazzo di affitto? Buh! All'interno. Ed invece, dice, anche quando le hanno inviato un vaglio per superare tali sue contestazioni, aver detto di averlo stracciato. Dice, voler a tutti i costi ritirare i suoi effetti personali dal negozio. Ma gli effetti personali sono sparsi mezzo mondo. Uffici di tribunale, uffici d'avvocato, la stessa Culacchione. Mica solo in quel negozietto. Dice, ma quando il collega avversario, chi è il collega avversario? Ah, Andrea Bianchi. Dice, dava la sua disponibilità, la sua disponibilità, un altro papa. Dice, cambiare idea e rifiutare di ritirarli. Affermare di non aver mai firmato contratti e che il negozio è intestato anche alla moglie. E certo, e quindi doveva firmare anche la moglie. E certo, e quella invece me la fanno sparire. Beh. Salvo, dice, poi emergere che anche il contratto precedente era firmato da lei solo. Ma che cazzo te ne frega a te? Far venire di da Roma, chi? Per il tramite dell'avvocato Filacchione, e cioè Culacchione. Tutto lei, dice.
fatto loro, dicono. Periti grafologi estremamente qualificati. Anche il colonnello perito grafologo. Il nome di questo colonnello. Dice, senza dare loro alcun incarico, né pagandoli. Però, dovevi pagare. A chi? Ai fantasmi. Tutti i periti hanno ritenuto che le firme esaminate anche in un congresso di grafologia erano sue. Alla Madonna, congressi ci hanno fatto. E meno male che è una cosa da niente. Poi dice ancora, dice, trascorre tutta la giornata e la notte a scrivere su internet mensile a Berlusconi. Ma che cazzo è sto Berlusconi? Ciampi, ma che cazzo è sto Ciampi? E ad altre autorità. Altre autorità, me lo rispondono? Calma, devi scrivere. Loro lo dicono, scrivi. Scrivi una, due volte, vedi che non rispondono, basta. Molte, dice, di tali missive sarebbero offensive celate in blog. Ma quale cazzo d'offensive? La denuncia mo è un'offesa. Poi dice, affermare di essere un musicista compositore. Ma che cazzo l'ha mai affermato? Ma che cazzo c'entra con la causa? Quale causa che cazzo c'entra? Ma chi te l'ha detto mai? Ma di non sapere leggere la musica né scriverla. Puh! Come riferito, dice, dalla moglie. È impossibile aver utilizzato... Chi? La moglie? Ma la moglie era praticamente una sabella più grande, una creatura più grande. Era... Isabella era la mia bimba e la Cina Caramella Grottaglie era la bimba mia un po' più grande. Ecco. Dice, avevo utilizzato una prima visita di specialisti psichiatrici. Ma che cazzo dici? Ma sono tutti malati di testa questi qua. Per prendere abusivamente farmaci. Ma che cazzo dici? Voi siete drogati, bastardi che non siete altro. Dice, senza poi sottoporsi più a controllo. Ma che cazzo di controllo devi fare? Che se poi li vuoi fare? No, lasciamo perdere, va. Questi si fanno la guerra. Ci utilizzando le ricette fornite in quell'occasione. Ma quale cazzo di ricette? Ma dice, sarebbe totalmente ingestibile. Perché tu vorresti gestire. Ti volevano gestire. Ti vogliono succhiare il cervello. La collega dice, mi precisa infine che comprende il caso umano. Casi animali che ci siete voi. Dici, ma che si è ritrovata nell'impossibilità di assisterlo. Ma più lo leggo e più mi sembra, ma questi no? Ma da quale fogna escono? Signora trapezista, lei sa da quale fogna escono questi? Ma dice, la fattura della somma da lei corrisposta all'avvocato Pellacchiona le è stata inviata a fine anno 2004 e non era vero. Vista, dice, la risposta della collega per valutare il da farsi nella causa contro il signor Corriero. Ecco, ma sei ignoto. Occorrerà recarsi insieme in cancelleria ed estrarre copia degli atti. Firmato avvocato Giorgio Mazzucchi. Bah. Sei una pazzista, mi preso uno scudo, mi presto, mi preso uno scudo.
possa